caffè virtuale questa mattina con il collega Matteo Marzotti, che per noi è un pezzo di cuore, lo devo dire in apertura di questa intervista, perché insomma giornalisticamente parlando è nato anche qua nella nostra emittente, quindi siamo contenti che oggi abbia un ruolo in quello che è sempre stata la sua passione nascosta, anche se noi gli facevamo fare altre cose, ma insomma quando parlava di Arezzo si illuminava. Detto questo, non ti chiedo neanche di commentare perché non ti metterei in imbarazzo, detto questo, oggi parli proprio a nome appunto della società come loro portavoce, insomma come ufficio stampa, parlando di questo centenario, un traguardo importante, molto sentito, ci sembra di capire dai tifosi. Veniamo proprio dalla votazione, se non sbaglio, anche del logo, giusto Matteo? Sì, esatto. Intanto grazie mille per l'invito. Ieri si è tenuta questa votazione, tra l'altro è stata una votazione molto sentita, perché solo ieri allo stadio nel prepartita hanno votato 585 tifosi, e questo la dice lunga considerando che ieri avevamo intorno ai 1600 spettatori. Era la scelta, ieri erano chiamati alle urne, come si suol dire in questi casi, i tifosi, per la scelta di quello che sarà il logo del Comitato del Centenario, non tanto il logo della società, quanto il logo che poi accompagna il comitato, chi si preoccupa poi di realizzare le iniziative nell'arco di questo anno fino al 10 settembre del 2023, e ovviamente serviva un logo insomma per differenziarlo, perché alla fine è nato un comitato dove dentro c'è sì la società sportiva Arezzo, però c'è anche il comune di Arezzo, c'è il museo Amaranto, c'è Orgoglio Amaranto, quindi serviva dare un'identità insomma a questo comitato. E in poche settimane abbiamo raccolto, chiedendo ovviamente il favore dei tifosi, insomma il lavoro è quello dei tifosi, abbiamo chiesto ai tifosi: disegnatelo voi il logo, fateci sapere quello che preferite, e poi attraverso queste votazioni abbiamo raccolto 22 bozzetti. Dispiace, e qui lo dico per la prima volta, che purtroppo 6 bozzetti sono rimasti fuori, perché purtroppo noi dovevamo chiedere la liberatoria poi per l'utilizzo dei loghi, così come dovevano essere loghi ex novo, non ci dovevano essere foto prese ad esempio da siti, archivi e quant'altro per problemi di diritti d'autore, insomma come si sa. E alla fine ieri ho l'appunto perché sono tanti voti, con 188 voti ha vinto il logo numero 8, quello disegnato da Rocco Bonaiuti, insomma. Ecco, insomma, Matteo, come dicevi anche tu, un anno davvero molto sentito da parte dei tifosi. Tra l'altro, insomma, veniamo anche da una vittoria, giusto, adesso, recentemente, no? Ecco, quindi io sai che di calcio ne capisco veramente poco. So che questa società, insomma, in questi 100 anni di vicende ne ha vissute tante, belle, brutte, quindi insomma una sorta di altalena, mi sembra di capire. Detto questo, sono mi pare tutti d'accordo sul fatto che l'Arezzo non meriti la categoria dove si trova in questo momento. Quindi come verrà vissuto, ecco, questo aspetto verrà ricordato, verrà rimarcato anche nei festeggiamenti, o sarà soltanto un racconto, una storia insomma da mettere a disposizione di chi la vorrà ascoltare? Guarda, sicuramente altalena è il termine perfetto, che poi mi è venuto un flash quando ho detto altalena, perché in una telecronaca dell'85, la telecronaca era quella di tuo babbo, quando insomma Menchino Neri sbagliò la rovesciata, fu tuo babbo a dire nell'occasione, in questa altalena di emozioni, no? Perché poi sbagliò il ricordo. Non me lo ricordavo. Mi è servito quest'assist, non lo potevo deve essere il sangue, insomma, che parla in questo caso, va bene. No, sicuramente, perché noi in 100 anni di storia non abbiamo una bacheca fornitissima di trofei, però ci sono tante piccole cose, ad esempio la salvezza Carrara nel 2018 è sicuramente da ricordare, ma non c'è solo quello ovviamente da ricordare, sono tante altre piccole cose, e ovviamente sono 100 anni di tormento ed estasi, come si suol dire ad Arezzo, e andrà fatto sicuramente qualcosa. Ovviamente l'idea di tutti è quella, come si suol dire, piedi ben piantati per terra, ma soprattutto il ricordo sicuramente di chi ci ha lasciato, oltre di giocatori ma anche di giornalisti, anche soprattutto di tifosi, che tanti purtroppo se ne sono andati anche nell'ultimo periodo, e poi ovviamente ricordare quello che è stata insomma la storia, perché è giusto, doveroso programmare e pensare al futuro nel miglior modo possibile, però anche bello ricordare insomma gli albori
Cioè, ora siamo dietro a cercare di capire dove era effettivamente il caffè del vapore, dove è nata la reazione 23. Siamo dietro a ritrovare alcune foto che dimostrerebbero come l'Arezzo, il primo stadio, non era Campo di Marte, ma era su Al Prato. Insomma, ci sono tante piccole cose adesso che si sta cercando di mettere a punto. Quindi una ricostruzione proprio anche fattuale di questi 100 anni che tu stai seguendo, mi pare di capire come giornalista. Quindi è un lavoro anche goloso dal punto di vista, insomma, della ricerca appunto giornalistica e comunque di documenti. Ora, al di là dell'amore che sappiamo tu hai, insomma, ma questo lo dico io, ripeto, non te lo faccio neanche commentare, ma appunto. È proprio un lavoro anche cronicistico, insomma, mi pare di capire. Sì, il fatto, guarda, ci tengo a sottolinearlo e a ribadirlo a più non posso, il fatto è che comunque abbiamo un aiuto importante, quello del Museo Amaranto. Il lavoro di Stefano Turchi, Stefano Butti, Pino Pellicanò, Enrico Bianchini, Luca Stanganini e poi, perdonatemi se dimentico qualcuno, è chiaro che è un lavoro importante perché non svelo nulla di che, questo è un piccolo aneddoto. Settimana scorsa con Stefano Turchi ci siamo trovati per capire com'era il primo colore delle maglie dell'Arezzo, perché ovviamente andrà ricostruita quella maglia. La settimana scorsa Enrico Bianchini, bravissimo geometra, è andato a prendere la cartina di Arezzo, come era fatta la planimetria del centro storico, perché stiamo ricercando questo locale. Cioè, il fatto che avere Orgoglio Amaranto, che sono i tifosi, il comune che sicuramente ti può dare una mano, la dimostrazione c'è stata con la Lancia d'Oro. Però è chiaro che dopo ti serve qualcuno che è custode della storia, che ti sa indirizzare e darti una mano, come il museo, visto che ha fatto questo lavoro davvero certosino, insomma, E com'era il colore della maglia? Non l'avete ancora. come in tutte le buone tradizioni, la prima maglia era arancione e poi si sbagliò il lavaggio e da lì l'arancione diventò un giallo tendente all'ocra. Ah, ok. Insomma, questa è una delle tante curiosità che ci racconterete allora in questo anno. Allora, Matteo, il tempo di un caffè è quasi finito. Qual è il prossimo appuntamento, che la prossima curiosità che ci potrete svelare e insomma, che poi magari racconteremo anche nelle nostre cronache? Sicuramente daremo risalto nella prossima partita interna al vincitore del bozzetto, a Rocco Bonaiuti. E, se mi permette una piccola parentesi, è stato bello ieri sera aver pubblicato il logo di Rocco Bonaiuti e tra i commenti sotto questo post c'erano quelli di, ne cito due in particolare, Raul Dominici e Anna Moffa, che hanno partecipato anche loro. E la prima cosa che hanno fatto è stata congratularsi con Rocco e sono stati orgogliosi, l'hanno proprio scritto, di aver preso parte a questo contest. E questo secondo me è anche molto bello. E, detto questo, prossimamente sicuramente faremo qualcosa proprio inerente al primo luogo dove è nato l'Arezzo e sicuramente inizieremo anche a pubblicizzare quello che sarà la prossima scelta dei tifosi, perché per la prima volta in 100 anni di storia saranno i tifosi a disegnare una delle tre maglie che l'Arezzo indosserà il prossimo anno. Allora, Matteo, io ti saluto. Magari ci ritroviamo per un altro caffè virtuale, poi quando vuoi venire a prenderlo qui dove sei nato, giornalisticamente parlando, la porta è sempre aperta. Hai il grande merito, te lo dico anche questo, ma senza piaggeria, di secondo me essere riuscito a coinvolgere coloro che magari dietro a questi colori, a questo cavallino, avevano perso un pochino di ardore e di passione. Questo io te lo riconosco, pur non seguendo le vicende calcistiche, ma insomma hai un modo di raccontare quello che accade che è molto coinvolgente. Quindi, insomma, sicuramente lo farai anche per questo anno così particolare, però intanto ti volevo fare questo Grazie. complimento. Va bene, ci vediamo ad Arezzo TV per prendere un caffè veramente Molto e poi, volentieri. e poi ci riaggiorniamo per altre notizie. Grazie, Matteo. A presto, grazie.